Un cuore per l'Ucraina, un carico di farmaci partito da Montevago è stato consegnato al confine con la Polonia. I farmaci servono all'ospedale di Samme. L'iniziativa è voluta dalla Fondazione Cuore Aperto di Giovanni Ruvolo. I volontari dell'associazione a cuore aperto sono arrivati adesso a Tomasov, a 10 km circa dal confine con l'Ucraina, e abbiamo lasciato tutte le medicine che avevamo precedentemente caricato a Napoli, grazie all'aiuto del sindaco che con documenti diplomatici permetterà il passaggio della frontiera, e quindi speriamo che questi medicinali possano arrivare al di là della frontiera polacca con l'Ucraina, dove una dottoressa ha preso autonomamente un pulmino e li porterà a sua volta nella regione di Sumy, confine ucraino con la Russia. Fino ad oggi per questo punto di riferimento hanno passato più o meno 20.000 persone. Il nostro lavoro è il primo lavoro che è raccogliere la gente, dare aiuto, guardare cosa hanno bisogno, dare da mangiare, dare da dormire, proprio tutto quello che serve, anche la cosa medicinale, e dopo trovare il posto dove possono andare. Per vivere ancora. È proprio, sono sulla frontiera, quindi ho delle cose che devo fare per forza. Io sono stato qui. Quello è il nostro dovere. Volevo ringraziare il signor sindaco e Mario Paluchi che ci hanno aiutato, Prego. perché senza Mario questa avventura non sarebbe stata realizzata. Siamo contenti di aver aiutato. Di stare aiutando gli ucraini, grazie al signor sindaco e a Mario e alla sua famiglia che sono stati con noi gentilissimi e ci hanno ospitato Guardo che qui, moltissimo. Grazie. Grazie. Thank you very much.